Se c'è un animale che rappresenta la Toscana, è sicuramente il cinghiale. Ci troviamo nell'oasi del lago di Montepulciano. Qui i cinghiali sono al sicuro dai cacciatori e dormono in mezzo alle canne di lago, a pochi passi dai sentieri frequentati dagli escursionisti. Facendo un minimo d'attenzione, potete osservare delle orme di cinghiale proprio sul sentiero dove passeggiate solitamente. Questi piccoli di cinghiale hanno meno di un mese d'età. Hanno appena iniziato a esplorare il loro ambiente. Come tutti i cuccioli, sono molto curiosi, tanto da essere attratti dalla nostra presenza. Normalmente le nascite sono concentrate in primavera, ma in annate caratterizzate da temperature miti e abbondanza di cibo, le femmine mettono al mondo due cucciolate, la prima in inverno e la seconda a fine estate. Queste immagini sono state girate ai primi di febbraio, e dimostrano che i cinghiali non hanno avuto un inverno difficile. Il mimetismo dei piccoli di cinghiale è davvero molto efficace. Fino ai 4 mesi devono nascondersi dai numerosi predatori, come il lupo, che sta tornando anche in Toscana. Il manto striato si confonde a meraviglia tra le canne del lago. I cinghialini possono sembrare molto socievoli, ma bisogna fare attenzione, soprattutto se portiamo a passeggio il nostro cane. La madre rimane sempre vicina alla cucciolata ed è molto protettiva. Se avverte che i suoi piccoli sono in pericolo, non esita ad attaccare nemmeno il lupo. In Toscana ci sono circa 200.000 cinghiali, una popolazione consistente se paragonata ai quasi 4 milioni di abitanti dell'intera regione. In tutta Italia il numero dei cinghiali è stimato intorno al milione di capi. Uno su cinque vive in Toscana. Mentre adesso possiamo ammirare questi piccoli che giocano fra loro in tutta la loro tenerezza, già il prossimo inverno saranno dei cinghiali da 40 kg. Thank you.